Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Il professor Giulio Tremonti parla di quelli che sono stati gli errori e le superficialità di questo governo Conte 2, analizzandoli nel dettaglio uno per uno e anche, soprattutto, quelli riferiti all'emergenza sanitaria in sé. E così, dati gli errori commessi nella gestione dell'emergenza sanitaria e gli effetti negativi dalla possibile accettazione del MES, è uno degli strumenti economici di sostegno messi sul tavolo dell'Unione Europea, il MES, meccanismo salva stati. Giulio Tremonti, ex ministro dell'economia dei governi Berlusconi, fa il punto sulla situazione, analizzando i vari temi. In un'intervista fatta a Money.it, Tremonti fa notare che il governo nell'affrontare questa situazione pandemica si è affidato all'amministrazione ordinaria, nonostante avesse tra le mani un'evidente realtà straordinaria. Diciamo in un altro modo che il governo avrebbe dovuto intervenire in sede amministrativa, bypassando gli scogli burocratici, gli stessi che ancora oggi frenano le decisioni più importanti nella lotta contro il coronavirus. Quindi avrebbe dovuto passare saltando la burocrazia, non dicendo con i soldi del Recovery Fund che arrivano dall'Europa dobbiamo poi semplificare la burocrazia. In questo caso l'emergenza doveva far sì che si attuasse in modo straordinario, bypassando, scavalcando tutta la burocrazia e andando direttamente a risolvere i problemi senza lungaggini. E Tremonti dice che c'era tutto il tempo per farlo, soprattutto nel periodo estivo, al termine della prima ondata, ma non è stato fatto nulla e adesso stiamo vedendo i costi di quanto accaduto. Dice che esiste un articolo 117 nel quale si evince che la profilassi internazionale di competenza statale esclusiva, e qui per sanità non si intende diritto alla salute, ma bene pubblico. Il governo invece è andato avanti con la sua strada, collezionando diversi errori. Soprattutto parla anche dell'ultimo DPCM, dice: mentre gli interventi economici fatti da marzo a luglio avevano causa nella pandemia, con il governo che correggeva il dramma, adesso sta venendo fuori nell'opinione pubblica l'idea che il governo abbia sbagliato a non fare nulla in questi mesi, che abbia fatto provvedimenti discutibili e si accolli la responsabilità di ristorare chi è stato colpito, dice Tremonti. E poi parla dei rischi del MES. E dice chiaramente: al netto degli annunci dei vari commissari europei, il fondo salva stati fa ancora rima con troica. E questo ha ragione su questo, perché nonostante gli annunci fatti in Europa sono annunci fatti a parole, ma anche se voi li scrivete su un pezzo di carta e fate un'email, una lettera, non si va a cambiare il trattato internazionale del MES. Il MES è un trattato internazionale fatto tra gli stati dell'Unione Europea, che ha delle regole precise. Per essere cambiato deve essere modificato all'unanimità con la firma di tutti gli stati, poi ratificato in ogni stato, nel Parlamento, eccetera, eccetera. Il MES, Fondo Salva Stati, è stato modificato a parole, ma le parole non valgono nulla nei trattati internazionali. Quindi quello che si dice adesso, prendete il MES, no? Prendetene e usatene tutti. Questo è il mio MES, usato, per voi. Ma il MES che l'Europa dice prendetelo, non ci sono problemi, noi non facciamo non andiamo a vedere, non andiamo a fare. Prendeteli con un tasso dello 0,8%, non ci sono problemi di sorta, non vi preoccupate, non ci sono condizionalità, ve lo dico io. Le persone cambiano, il tempo passa e quel ve lo dico io rimangono solo delle parole al vento. Bisognerebbe saperlo, soprattutto in politica, che le parole sono parole al vento, bisogna scriverle le cose, leggi, trattati. E quindi quello che dice Tremonti è questo: è vero che i commissari hanno detto che serve solo per la sanità e non ci saranno controlli, ma il problema del MES è che la sua disciplina non la danno i commissari in conferenza stampa, ma il trattato. E questo prevede che se durante il prestito la tua finanza non va bene, arriva la troica,
Questa è la realtà, che in Italia non hanno capito Zingaretti, Berlusconi, mentre Conte e gli altri lo hanno capito, Gualtieri e tutto il resto lo hanno capito. È solo il PD che vuole praticamente fare uno smacco al centrodestra che dice non si deve utilizzare, allora loro vogliono vincere, come la cancellazione dei decreti sicurezza. Quella stupida cancellazione era solo un fatto per vincere contro Salvini, anzi li hanno modificati aprendo ancora di più le maglie e le porte per far vedere a Salvini che comandano loro, per fare vedere agli elettori cosa sono capaci di fare. E qui è la stessa cosa, è una questione ideologica, perché non l'ha preso nessuno in Europa? Proprio per questo, perché a parole viene detto prendetelo, ma realmente, realmente, se lo Stato italiano, che poi uno di quelli che ha un debito più alto in Europa, dovesse avere dei problemi di finanza pubblica, arriverebbe subito l'Europa a dire adesso vengo io, gestisco io lo Stato perché tu mi devi ridare i soldi. E quindi io entro nel tuo Stato e vi dico quello che dovete fare, taglia le pensioni, aumenta le tasse, fai... Viene poi a comandare l'Europa in Italia nel caso l'Italia avesse dei problemi finanziari. L'Italia è il paese con più alto debito pubblico in termini reali in Europa. C'è prima la Grecia, ma la Grecia ha il debito più alto in percentuale sul suo debito, ma il debito suo è più piccolo. Il nostro debito in quantità di soldi è il più alto in Europa e forse il secondo o il terzo più grande al mondo. Quindi l'Italia potrebbe avere ovviamente, chiaramente, dei seri problemi con l'utilizzo del MES e questo potrebbe portare un giorno, fra 10 anni, 15 anni, 5 anni, un anno, portare l'Europa in Italia a dire adesso comandiamo noi perché voi non state ridando i soldi. Ma nel 2020, dice guarda, siamo nel 2035, c'è quasi Star Trek che passa con il capitano Kirk e voi mi parlate del 2020 quando c'era chi? Conte, pay conto, se ne occupa mio zio Antonello. Dice, ma capite che fra 15 anni non ci saranno più né Conte né Zingaretti, ma saranno ancora lì, ma tutti un po' vecchietti. E all'Europa dirà: ma che ce frega, ma che ce importa di chi c'era prima? Adesso avete un problema. Ma avevano detto, Gentiloni aveva detto: gentile chi? Siate gentili, guarda, spostatevi che dobbiamo arrivare. Capito quale può essere il problema per l'Italia? Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, Instagram e anche nell'altro canale di YouTube, Teleitalia, seconda rete. Arrivederci a tutti, al prossimo video.